Ciao! Chiude. Vuoi che chiudo? C'è Stavamo troppa luce. organizzando per chiudere, no, magari c'è rumore, non lo so. Chiudiamo le finestre per evitare i rumori audio dalla strada, visto che c'è tutta questa gente per strada, vinicola. Passo. No, 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 Bello. lascia, lascia, lascia. È bello così. Ciao! Ciao a tutti, come state? Come state? De Santis, De buongiorno. Santis. Buongiorno De Eccolo Santis. là. Siete tutti collegati? Ciao ragazzi, sprocati, ciao, ciao, Enrico Bottin, buongiorno. Buongiorno, Federico Fiamma, professore. chissà se è il nostro fonico Federico Fiamma, chissà se è proprio lui. S Sarà Federico, no? sarà Federico Sanna, Sanna, Sanna. ciao Inicio, ciao, ciao, Bella ciao. cera, Un togli la cera. saluto da Pontedera, grandissima patria del teatro, Pontedera, ciao, Io ho ciao, visto ciao. Simone Isola. Simone Isola, l'ha No, visto? Simo Simo Schimme. Schimme Un da saluto da Pontedera, Pontedera, era era lui, era lui. lui, era lui. Mauro Mascioli, Moira. Polini Ludovica. Ciao a tutti, insomma. Bene, ti Cianchi, sto dottor rivedendo in Romanzo Mancini, eh? Criminale. Bene, bene, bene. Lo rimanderanno per tutta la vita. Presente di nuovo qui, Carlottina, Ciao ciao. Stiamo Carlottina. bene, stiamo Bene, bene. bene, bene. Ciao, mitico Vinicio, un saluto dalla terza, Taranto. Ciao, 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 ciao. Quando andrai a teatro nelle Marche? E quando ci faranno tornare a teatro, chiaramente. Ti ricordo Inshallah, Vinicio, grande, ciao, quanto ci manca Pasolini, esatto. Bellissima Milena in kimono, dai, con questi kimoni. Dobbiamo lanciare una I bella linea, capelli gli ragazzi, stessi, eh. solo che li cambio in base a come mi sento. L'importante è che siano colorati, non scuri. Beh, però ne dovresti fare altri, però, no? Eh no, li devi fare, Devo trovare la seta stampata. oh. C'è tutto uno studio, ma quanto siete belli, grazie, siete troppo buoni. Allora, cioè, stiamo aspettando di collegarci Non ci insieme con perdere, Sandro fatti. Sono Bonvissuto, le cose fatte l'autore di bene. oggi, per presentare il suo La gioia fa parecchio rumore. E Poi vi faccio vediamo una figurina dei libri, che, come scusate. vedete dalla copertina, potrebbe parlare di calcio, ma in realtà si parla di tantissime altre cose. Non è un libro solo per amanti del calcio, lo chiariamo subito, ma La ce gioia lo... fa parecchio è un titolo rumore. bellissimo, La gioia Bellissimo, fa parecchio rumore, ci bellissimo. piace assai. Aspettiamo che si colleghi Sandro Ma non è che sei collegato e non lo e mo sappiamo. vediamo, mo vediamo. Il Rastaman di Roma, esatto. Ma se, Enrico, Ma sei ma tutto? tu Ma sei di Roma, tu? eri, e Ma no, dai, mi ha no? detto che è di Torino. Abita a Torino, ma torni in Abruzzo con i soliti ignoti? Speriamo di sì. Vediamo se c'è Visualizza. Sandro. Eccolo subito. Sto Enrico Bottini, secondo me, è tipo di Roma, comunque. Non è... Eccoci! Ciao! Ciao Sandro! Ciao! Buongiorno! Buongiorno, mi sentite? Sì, Sì, allora. piacere! Benvenuti ragazzi, buon caffè! Ecco, vedi, Buon almeno ce caffè a l'abbiamo te, già bravo, fatto. bravo, Come bravo, stai? Vi bravo. trovo splendidi! Piacere di conoscerti Grazie! intanto, grazie. Grazie mille. Speriamo che si colleghi anche il nostro comune amico Daniele Coluccini, così possiamo magari rispondere a qualche domanda che fa lui, o Lo altrimenti chiamo lo io, se lo chiamiamo. chiami tu lo Esatto, chiamo esatto, io. esatto. Ok. Allora, stiamo parlando con Sandro Bonvissuto, che è uno scrittore italiano, così recita su Wikipedia. Se diciamo delle cazzate, lo dici tu tanto, eh. Su Wikipedia se ne dico tante, Laureato in filosofia alla Sapienza. Esordisce come scrittore nel 2010 pubblicando la raccolta Nostalgia del vento, composta da tre racconti. E poi esordisce nel romanzo con La gioia fa parecchio rumore. O ci manca qualcosa? Dentro. Esordisce nel quel libro del 10 del 2010 non ha distribuzione, esordisco nel 12, l'esordio è nel 12 con Einaudi con dentro. Con dentro Te l'avevo scritto, guarda c'aveva qua, ragione la Mancini, mi sono capito? sbagliato. Semplice, regalino, guarda, lascia Vabbè, perdere. però ho capito, stai abusando di chi non si può difendere, questo non è carino. Senti, ci vuoi parlare un attimo? Questo si chiama Dentro, eccolo. Eccolo dentro, che Mazza, bella ma foto fai delle davanti. copertine bellissime, Sandro. I tuoi libri hanno delle copertine pazzesche. Senti, quindi me ne faccio io. Ecco, io mi occupo soltanto di contenuti, calcola che in Einaudi
Vabbè, questi sono i libri più belli che ci stanno, insomma. E in Einaudi c'è un ufficio che si occupa soltanto di queste. Questa è una fotografia di un americano, di un fotografo americano, di un attore, credo, anche americano. Mi è sembrato di vederlo in qualche video musicale, però non ho certezza. Questa invece è una foto di campo che ho mandato io in Einaudi, che è stata rielaborata, ripitturata, resa viva da un artista molto bravo, davvero straordinario, che vive in Alta Italia e che mi ha regalato questa copertina. Si chiama Andrea Serio. Bellissimo, se non La sbaglio, foto quello è è di campo. il grande amatissimo Paolo Roberto Falcao, se non sbaglio. La storia è aperta intorno al giocatore, anche se in realtà, come dicevi, nella parte nella quale non eravamo collegati, è un libro che parla di calcio fino a un certo punto. Poi dopo il rapporto del ragazzino è la storia d'amore del ragazzino nei confronti della squadra del cuore, e il giocatore, che nel caso specifico è Falcao, è un po' il tramite, però voglio dire, parla di pallone al 40%. Ok, vai, c'è Vai, già una faccio una domanda. domanda. Eh sì, studiano qui, Qui sapessi. studiano. C'è un Come... nostro amico, caro Sandro, che ci segue tutti i giorni, che si chiama Enrico, che sa tutto di tutti gli ospiti che abbiamo. E ti chiede, Beh, sopra su. gente, esatto. È gente che non c'è niente da fare. Va bene, dai. Affrontiamo questa cosa. Come hai fatto a conciliare il tuo lavoro con la stesura del romanzo? Non ci sono mai riuscito, tesoro. Infatti, i costi umani della scrittura sono gravissimi, sono importantissimi. Adesso siamo chiusi e vi prego di credere che è una rivoluzione epocale. Io sono 20 anni che lavoro in trattoria, per cui immaginate come mi sento a quasi 50 anni, dopo che ho speso tutta una carriera lì dentro, in pratica. Però vi dico che la scrittura, veramente così fatta così, ha dei costi mostruosi. Perché comunque un conto alla scrittura, diciamo, amatoriale, che ne so, il diario, la lettera, la confidenza a qualcuno, a se stessi. Un conto a lavorare naturalmente in una collana per un grande editore, in una collana prestigiosa. Quindi sono tante ore di lavoro. Ovviamente che si sommano a quelle che già hai famo, capito? Certo. Ci chiedono che cosa ispira la tua scrittura, Sandro. Guarda, io credo che comunque la mia storia sia molto bella per chi vuole scrivere, perché io, insomma, vengo dal marciapiede, vengo dalla cucina, vengo da... La mia è un'estrazione particolarmente bassa, e quindi credo che il messaggio sia un po' questo della mia storia. Se io ho fatta io, ce la potete fare pure voi. Cosa mi ispira? Beh, ragazzi, la vita è la madre, no, della letteratura, almeno quella che amo. Non ho amore, insomma, non ho stima questi intellettuali o questi scrittori che non sanno manco quanto costa un litro di latte, insomma. Certo. Diciamo Allora. che la situazione, insomma, è un po' quella, diciamo, di una cosa tolta. Sai, come in quei giochi, no, in cui si montano le cose, bisogna levare una cosa da sotto. Ecco, ho levato una cosa da sotto. Ok. Che sensazioni o emozioni rappresentano? Aspetta, prima te ne facciamo un'altra, poi entriamo più nel merito interno del tuo Facciamo libro. un passo indietro, che è anche una curiosità che avevo io. La tua tesi di laurea, su che l'hai fatta? Allora, io mi laureai molto tardi, abbandonati gli studi, quando è nata la mia prima figlia, che tra l'altro sta qui. Ciao! Buongiorno, Ciao, bella, buongiorno. ciao! Ciao, ciao. Piacere! La mia Anche a segretaria, me. esatto, la mia badante, come Ah, vedete. E quindi abbandonati, insomma, abbiamo grosso modo all'epoca. Molti anni dopo, per un evento nefasto, insomma, ci incontrammo al funerale di un professore, col mio professore, il quale mi disse: "Ma attente, sei laureato?" Gli faccio: "No, non mi sono laureato." "No, ma te devi laureare." Faccio: "Guarda, siamo al funerale, cerchiamo di..." "No, ti devi laureare a tutti." E questo mi fece laureare a calci in culo. E mi laureai a 40 anni, e io ho fatto i corsi con lui in estetica,
e avevo triennalizzato l'insegnamento d'estetica e poi alla fine mi sono laureato in estetica. Non potendo fare la tesi naturalmente né su Heidegger né su Kant, un po' per la Tanto, lingua, perché comunque ero un ex, erano passati 10 anni, insomma, io avevo lasciato, insomma, avevo mollato, gli dissi insomma a lui, fate i bravi, non mi costringete a una cosa che non so. No, dice insomma dai, non ti preoccupiamo, insomma, la mettiamo insieme. E quindi mi laureai su un francese che notoriamente i francesi sono un po' così, diciamo, a portavia, no? Come i pizzi, non è che sono dottrinali, diciamo. E allora lui mi aiutò tantissimo a mettere insieme questa tesi. E calcolate che è una storia, insomma, molto, anche questa molto bella. Lui mi invitò addirittura a casa sua per mettere insieme tutti i pezzi, i documenti. Io scrissi una parte della tesi, lui mi disse: ma dove vai? Dove vado? Faccio la partita mia, ma lascia aperto. Io andai a casa sua e abitava all'epoca a Viale di Villa Pamphilj, e io insomma ebbi modo di stare da lui, di usufruire della sua biblioteca, di tutte le tesi che ci stavano. Insomma, così mettemmo insieme faticosamente questa tesi su Merleau-Ponty, che era un francese, e vi ho detto, insomma, in qualche modo riuscimmo nella discussione molto, molto divertente, devo dire, perché io all'epoca ero del vecchio ordinamento, ero una specie di cariatide, no? E quindi quando andai alla discussione ci stavano tutti i professori del vecchio ordinamento. E quando andai mi dissi: ma perché mi hai fatto fare questa cosa che io manco so più buono io? E lui mi disse: guarda, ricordati che sto libro praticamente ne puoi parlare solo te. Gli faccio: e che mo dici adesso? E mi ha detto: se te l'avessi detto prima, tu non avresti combinato un cazzo, insomma. Detto va bene, insomma, quindi andammo, e lui non c'è più, adesso ci ha lasciati, è morto. E devo dire che ho un ricordo di lui straordinario, una delle più grandi persone proprio che hanno regolato Ce la n'è mia vita, la mia. un filosofo in particolare che ti ritorna nella tua vita? Ma guarda, la filosofia, diciamo, studiata a quel modo, con quella profondità, a un certo punto mi ha portato tesoro quasi verso una distanza. Mi sono piaciuti tanto i filosofi, come ad esempio i francesi, che sono stati meno filosofi ma grandi scrittori. Ok, quindi Sartre, Camus stesso, insomma, sono filosofi così. La filosofia è greca e tedesca. L'altri un po' hanno parlato. Detto questo, però, i francesi sono stati veramente degli scrittori strepitosi, strepitosi. Ecco, quella è una filosofia e che riporta una scrittura che in qualche modo mi fa sesso, che ha dei contenuti, ma anche e soprattutto una grande e straordinaria forma letteraria. Ecco, quella sì. Un passetto indietro sulla filosofia e uno in avanti magari Davanti sulla alla scrittura. scrittura. Ti saluta un altro comune amico che si chiama Giordano De Plano. Come si dice a Roma, ma che abbiamo magnato insieme? Abbiamo magnato Eh insieme. sì. Ti Magnato a casa mia. chiedono un Allora, aggettivo per il tuo libro. guarda, l'aggettivo per questo libro qui è senz'altro il primo che mi viene è popolare. Popolare nell'accezione più. Meravigliosa che c'è, perché Sì. è un aggettivo straordinario, popolare, è un aggettivo che dovremmo riscoprire e impegnarci tutti a far sì che qualsiasi cosa diventi popolare. Assolutamente. Questo è un libro popolare, un libro di un'altra Roma, di un'altra Italia, di un'altra Roma, che narra la storia di una famiglia del popolo. E quindi credo che l'aggettivo che vorrei, insomma, che in qualche modo campeggiasse su questa pubblicazione fosse proprio quello. Intanto mia figlia si allontana, andò vai, oh. Mi Mi lasci perdere, te controllo. E quindi sì, Vabbè, dai, non può eh? uscire, quindi per forza non può uscire, quindi per forza di cose la controlli. Guarda, non può uscire, ma tanto con me può non uscire perché con me può non fare come cazzo gli fai. Io sono Mister Ok, come mi chiama mio figlio. Quanti figli c'hai?
Lei? Almeno due Due. sicuro, Una due femmina? garantiti. Due conosciuti. La femmina e il Sì. Due maschio? al libro paga. Devo... No, posso sperare. Una femmina di 23 e un maschio di 20, che adesso non c'è perché è impegnato nel torneo di PlayStation di coreani. Ci arriveranno anche i nostri, lo sai. lo so bene. Il Quella è una libro si può brutta. trovare online, vero? Ci chiedono se si può trovare online. Il libro si Essendo trova. edito da Einaudi, assolutamente sì. Credo anche in ebook. E se avete la possibilità di contattare delle librerie più piccole vicino casa che ce l'ha a disposizione, possono portarvelo a casa. Tesoro, a giorni riapriranno e quindi sì, se è possibile naturalmente nel rispetto della legge, credo che a parte se fossero attrezzate anche per le consegne, adesso credo che possano in qualche modo riaprire. Il libro c'è in tutti i modi, in ogni formato e è stato accolto con una grande benevolenza, almeno nel primo mese, comunque questo è un libro uscito i primi di febbraio, diciamo il blocco grosso insomma è maturato nella prima settimana di marzo, quindi... diciamo un mesetto se l'è fatto, è stato accolto molto bene anche lontano da Roma. È ovvio che è un libro romano, ma credo che naturalmente abbia dei requisiti per i quali chiunque abbia un'estrazione, voglio dire semplice, possa riconoscersi insomma nella scrittura e nella storia di questo ragazzino che tutto sommato parla di calcio, come vi dicevo prima, ma soprattutto d'amore, l'esperienza del ragazzino nei confronti della squadra è la prima esperienza che coinvolge il sentimento. Ovviamente è talmente piccolino che non ha modo di averlo sperimentato con qualcun altro, con un essere vivente, quindi l'amore nel caso specifico nei confronti della squadra. E siccome la squadra è un ente mezzo ideologico, cioè che nemmeno risponde, come dire, no? Come potrebbe fare, insomma, un fidanzato, una fidanzata, ecco che la squadra quindi necessita di quell'amore che è esclusivamente nel dare, capito? La squadra è muta, la squadra non ti conosce, la squadra non ti carcola, la squadra non ti dà niente, la nostra poi in modo particolare ci ha dato veramente poco, però in quegli anni no, sono stati anni, quello è stato un quinquennio, devo dire, molto, molto importante, glorioso perché insomma grosso modo la mia età e quindi racconta questo. E in modo particolare è la storia mia, per quanto possa essere la storia di un ragazzino della mia generazione. Il libro comincia nel 78-79 e finisce nell'80. Intanto c'è il nostro comune amico Giordano che continua a scriverci che Sandro è uno dei più grandi scrittori italiani e ce lo confermano anche le varie persone che stanno consigliando a tutti di comprare anche, se non l'hanno già fatto, di leggere anche il precedente romanzo che si chiamava Dentro. Com'è stato scelto il titolo? Allora, i La gioia fa titoli. parecchio rumore. Guarda, il titolo che tanto vi piaceva ed è, devo dire, forte, è una frase naturalmente scritta all'interno. Per quello che riguarda il momento in cui i libri vengono titolati, dovete calcolare che in un grande editore come Einaudi c'è un ufficio che si occupa solo di quello. E tante opinioni concorrono. Credo che lì l'autore dovrebbe fare un gesto bello, come anche l'attore, no? In qualche modo ascoltare, come dire, no? Cioè, hai scritto il libro, va bene, l'hai consegnato a una redazione, a una casa editrice. Dopo lì, insomma, concorrono più opinioni. Ecco, lì credo sarebbe bene, insomma, mettersi a essere, come dire, uno come gli altri, cioè io voto per un titolo, quanti siamo? Un 3-4. Votiamo un 3-4, ecco, senza far l'autore sempre sa far maschietto di no, siccome ho scritto io si chiama così. Il libro ha avuto titoli transitori, alla fine è caduto su questo. E questa è una frase contenuta all'interno, quindi io non ho avuto modo di poterla né discutere né rinnegare, non l'avevo mai pensata come titolo. Credo invece che sia stata invece un'altra grande trovata, come anche questo. Questo è stato titolato successivamente, io avevo titolato le singole sezioni del lavoro. E poi dopo, anche questo è un titolo paradossalmente che non ho scelto io, ma che credo ricalchi davvero le intenzioni del libro. Insomma, quando si lavora col grande editore, si lavora insomma con personalità di professionalità di grande, cioè, di grande spessore. Devi anche saper stare a sentillarti, non è che ti puoi portare tutto da casa, insomma. Certo.
Certo. Ricordiamo intanto ai nostri amici che stiamo parlando con Sandro Bonvissuto. La gioia fa parecchio rumore, ma stiamo parlando anche del precedente romanzo che si chiama Dentro. Qualcuno ha citato anche un'altra cosa che hai scritto che si chiama Padri, se non sbaglio. Scena padre, no. Quello è un libro molto sottovalutato. Quello fu un libro in cui partecipammo in otto. Un libro a più mani, uscì credo sotto Natale dell'anno 2013, ed erano tutte storie sulla paternità scritte da più autori. E devo dire, io se fossi un regista, ecco adesso che parlo con addetti ai lavori, come dire, ecco lo sceneggerei subito perché so 8 episodi legati tutti al contesto della paternità che se montati in fila farebbero, come dire, un lungometraggio, cioè così un po' sui generis. Però sono tutti episodi legati. Quelli in realtà invece quelli sono li vollero e furono consegnati tutti in modo autobiografico, no? Quindi so diversi da queste che comunque sono creazioni che in qualche modo hanno a che fare con la finzione letteraria, diciamo, con la fiction direttamente. Quelle invece furono tutte delle storie di padri, davvero. Il libro si intitolava Scena Padre. E ecco, letti tutti in fila, montati in un certo modo, secondo me avrebbero potuto costituire veramente un film. Poi dopo non se n'è fatto niente, magari un giorno, quando saremo morti, lo recupereranno e diranno: questi erano tanto bravi. No, ma prima, perché? Succede No, sempre no, così, tanto qua no. in Italia. No, beh, ma io lo affido, no, io lo affido a voi. Veramente, sono tutte storie vere. E ci sono scrittori, vabbè, oltre me, di grandissima levatura, c'è anche il direttore dell'Einaudi, Ernesto Franco. Ci furono, insomma, più di un contributo di grande spessore. Ecco, io ne farei un film subito. Quello per me sarebbe non solo attuale, ma devo dire davvero alternativo, come dire. Mi piace proprio quella scrittura. Ovviamente dovete accettare l'idea che è frazionato in 8 episodi, eh? Certo, Però per certo, magari certo. attori diversi, sceneggiatori diversi, sarebbe davvero un esperimento interessante da fare. Adesso purtroppo anche il cinema è tutto bloccato, come sapete, quindi non credo che produrranno. Però, insomma, c'è, hai visto mai un giorno? Hai visto mai? Mai dire mai. Allora, ti chiedono una parola su Barabba, Totti, Agostino di Bartolomei. Capirei. Allora, non t'ho sentito. Barabba, Totti, Agostino? Sì. Sì. Allora, Per Barabba te. nel libro è un, come dire, è diverso, è colui che consente al ragazzino l'apertura di una finestra su un mondo che lui un po' asfittico, che è quello della famiglia italiana, quindi mamma, nonna, papà, zio, no? Barabba è come dire, un immigrato ante litteram, effettivamente in qualche modo ha una riconducibilità anche al territorio dove si installa la narrazione. Barabba è il diverso, Barabba è la possibilità, Barabba è l'imprevisto, Barabba è un uomo che viene da un altro mondo, ma rendendo il nostro mondo, mettendo il nostro mondo in una posizione, come dire, di inferiorità. Barabba è un immigrato colto, Barabba viene da un mondo suo e Barabba contribuisce a far sì che il ragazzino, molto giovane, quindi grosso modo 10 anni, abbia un'altra concezione, un altro spessore di quello che sta vivendo, come dire, e che, non, che sarebbe impossibile, no, da ridurre alla comprensione all'interno del tessuto familiare. Questo è un libro molto, molto chiuso, ambientato in un ambiente, ambientato, scusate la ripetizione, in un contesto molto, molto duro, che è quello della famiglia dove siamo, non so, sono un po' più grande di voi, però grosso modo, non so, potete immaginare che È poteva quello, essere sì. Certo, negli anni 70, quindi mamma, papà, il pranzo da domenica, tutti regolari, tutti dritti, Forza Roma, un cacarcazzo, capito? Cioè, tutta una cosa, insomma, molto, se magna quello che c'è, capito? Quando vai a casa dell'altri peggio mi sento, capito? E quindi, insomma, l'ambiente era molto, pedagogicamente era molto, molto rigido. E Barabba è, come dire, una finestra che si apre su un altro mondo, perché Barabba è un uomo assurdo, un uomo colto, è un uomo profondo, è un uomo che viene con un bagaglio da regalare al ragazzino, immenso e generoso.
E per quello che riguarda il capitano, non è il grande assente di questo libro, che si conclude ovviamente quando il capitano era ancora un bambino, e quindi non è contemplato quando ancora giocava nei campetti in zona Porta Metronia, e dove abito, tra l'altro, perché ho avuto cura di prendere casa vicino alla grotta, diciamo, da Natività, che non è zona mia, ci sono nato proprio a abitare. E quindi però è un personaggio naturalmente che da solo, come ho detto in qualche intervista, credo valga, diciamo, da solo la metà della storia di questa squadra che è la Roma. E per quello che riguarda Agostino, è per me, che è stato da poco il compleanno, mal festeggiato perché non è più con noi, e per me non me ne voglia Francesco, il mio capitano. Agostino è il mio capitano. Io nacqui con capitano, cioè diventai romanista con il capitano, era Santarini all'epoca. Però devo dire che, insomma, come figura carismatica, senz'altro Agostino ha occupato l'idea così dell'archetipica del capo. Dopodiché Totti ha sovrastato ogni cosa, è stato il capitano dei capitani, è stato il giocatore più forte, è stato il più rappresentativo, è stato tutto e di più, romano e romanista, quindi è un regalo che ci siamo fatti noi romanisti, che ci ha fatto noi romanisti. Non esiste un giocatore del genere nella storia del pallone mondiale, proprio come Francesco Totti. Però io personalmente, ancora che sono così un nostalgico, mi ricordo di Agostino come eterno capitano. Grazie, Sa. No, Allora, vai, hai domande? ti chiedevano cioè, qual è la condizione migliore per scrivere per te, visto che prima finisci di lavorare e poi devi scrivere. Ricordiamo che anche questa Vabbè, condizione. sì, voi insomma siete persone con le quali si può parlare fuori dai denti, credo. L'idea romantica dello scrittore, no? Che scrive di notte, che si embriaga e si trova, cioè tutta una sciocchezza. In realtà la scrittura è un lavoro che richiede tempo e salute, per la quale credo che ancora oggi la cosa migliore che mi sento di consigliare a chi si vuole affacciare a una professione de merda, così difficile come questa, sia ancora quella di osservare una norma e una disciplina. Credo che ancora la cosa migliore sia purtroppo svolgere una vita profondamente borghese, come dire, no? Cioè, passa la mattina, fa colazione, scicco il cane, mettesi a lavorare, poi magnà, cazzerà un'oretta e mezza e poi rimettesi a lavorare, poi magnà, capito? Ecco, perché la scrittura purtroppo richiede una grande generosità da parte dell'esercito. Bisogna dare, bisogna saper dare. Quando si arriva alla scrittura così stanchi, insomma, esauriti, è ovvio che si rischia di non dare il meglio. Poi magari tanti riescono in quella circostanza, però parliamo sempre di eccezioni. Oggi scrivono tutti, scrivono in tanti. Io vi consiglio ancora di fare una vita misurata, dedicare tempo alla lettura prima che alla scrittura. Ok? Avere quel gesto di umiltà che consente di capire che tu sicuramente scrivi, va bene, ma non sei nessuno. La cosa migliore è comunque ancora dedicarsi delle ore alla lettura, all'apertura, che è un gesto molto molto personale, molto molto privato. Dopodiché invece regalarsi, ecco, con generosità il momento della scrittura, che invece, come dire, è un'apertura verso gli altri, gente come voi che intercetta il libro, come Giordano, cioè con i quali abbiamo parlato anche di ciò che è stato scritto. Io sono molto molto geloso dei miei momenti di lettura, che sono quotidiani. Tutto questo naturalmente lavorando diventa estremamente più difficile. Oggi vivere di questo lavoro è, credo, quasi impossibile in un paese come il nostro, che riconosce poco gli artisti in genere, quindi non lo devo di manco a voi. Allora credo che però nella disgrazia mantenere, no, come dire, il piede in due scarpe, cioè lavorando anche, se non altro, questa scrittura mia, oggi che la rileggo, non ha peccato di superbia, diciamo, e di presunzione, ha mantenuto sempre un legame forte col mondo.
Sei un grande Sandro, grazie mille. Ci No, stanno. ma tu sei gamba, no, 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 grazie a voi. Io È un ti dico, incontro meraviglioso, grazie, grazie davvero. libri mi hanno regalato, frate, delle cose incredibili, incredibili, proprio delle cose che non... Io cerco negli incontri, soprattutto nelle scuole, di raccontarlo ai ragazzi perché non tutti possono scrivere, però ciascuno può fare, esercitare la competenza che gli è propria, quella che è la propria passione. Io vi devo dire che, insomma, quello che mi hanno regalato questi libri non andrebbe raccontato in un altro libro ancora. Appena vado in pensione, né, ci manca tanto, lo farò, però vi dico, sono cose più grandi di ogni premio, di ogni riconoscimento, di ogni aspettativa, veramente. Ci Sono sono state... cioè, su Moby Dick. due o tre, esatto. Ti chiedono di parlare del tuo amore per Moby Dick? Allora, non so chi ve lo chiede, però Intanto Alvaro Moretti ha lavato i piatti. Salutiamo il direttore del Messaggero, Alvaro Moretti, che ha lavato i ma piatti ascoltandoci e ti l'igiene si salutava. sente, ti fa piacere sapere, insomma, i piatti vanno lavati e lo salutiamo naturalmente. Per quello che riguarda il Moby Dick, in certe librerie avevamo preso l'abitudine, nel momento in cui ne parlavi proprio tu prima dell'incontro, appena ci avessero un po' rilasciato, saremmo tornati a fare le cose solite. In alcune librerie si facevano incontri sulla letteratura, parlando il sabato, la domenica spesso, di letteratura con gente che c'ha un cazzo da fare come noi, che magari ha la passione di dedicarsi un momento. Ecco, quello un libro, per esempio, che io ho amato molto, che ancora oggi, secondo me, è il grande romanzo americano mai scritto, che per esempio ha due livelli di lettura, no? Cioè, da una parte è un grande romanzo d'avventura, come lo leggi alle scuole medie, poi lo leggi alla fine del liceo e ti accorgi che in realtà è pieno di metafore, è un libro idealistico, come dire, dove i personaggi rappresentano se stessi e anche qualcos'altro. Per esempio, è un libro che si offre a due letture, no? Una fisica e una metafisica, come dire. Ecco, quello per esempio, mo non so chi l'ha scritto, ma sarà stata un'altra persona, magari come me, interessata a quel tipo. Però io ho avuto, per esempio, Melville. sì, beh, modo di parlarne con la gente. Io ho fatto degli incontri dove devo dire, anche lì ci siamo scambiati tanto. Nelle librerie aperte, soprattutto nel fine settimana, abbiamo fatto dei percorsi sulla letteratura, che è una cosa profondamente piramidale. Ok? Cioè, la letteratura, de devi leggere delle cose, va bene, tutto quanto, però non devi mai dimenticare, naturalmente, i classici che sono formativi, come anche nel tuo lavoro. O nel Assolutamente. vostro... Cioè, è normale che stanno i maestri sui quali l'opinione tua non ci interessa, sono maestri e stop, basta, non fine, fine. Basta, Assolutamente. l'opinione di questa democrazia, mi piace o non mi piace, sti cazzi, di fronte a certe opere bisogna che la tua opinione te la... Vabbè, avete capito. Chiarissimo. Dopodiché, quello ti consente magari di capire e di leggere più correttamente un autore contemporaneo. Ti rendete conto che, insomma, che ne so, tutta sta schiuma che si fa intorno a dei libri della circostanza contemporanea è inutile, perché magari altri prima di loro hanno fatto prima e meglio, capito? Ma tu semplicemente non lo sai, non li conosci. Questo non è possibile. Non è giusto. Non è giusto. Non è Dovresti giusto. sapere. Non è giusto. Certo che non è Sì. giusto. Da bene dedicarsi a una lettura, oggi esce un libro come questo, o famo, o leggiamo. Prima di questo, nel mondo della letteratura del pallone, o riconducibile al pallone, ci stanno 150.000 libri. Quanti cazzo ne vuoi? Osvaldo Soriano, Galeano, Nick Corby, Pasolini. Che sabba, quanti ne volete? Quanti ne volete prima di questo libro che parla di... Volevo parlare della letteratura sul calcio, le trasmissioni devo fare 600. 600. Allora, lo accetto quando mi rendo conto che questi, la gente trova sto libro e dice, vedi, è uscito un libro sul pallone, è uscito un libro sul pallone, è uscito un libro. Ne sono usciti 2000, ma tu non li conosci. E ci stanno, tra l'altro, sono tutti morti, o quasi tutti morti. Insomma, rientra in quel filone. Allora, vogliamo parlare di questo? Certo, io sono disponibile a confrontarmi con voi in Camera Caritatis, che potrebbe essere, per esempio, una libreria. Parliamo dei libri di calcio.
E parliamo del modo in cui, per esempio, questo che è un libro d'amore, non è un libro di pallone. A me il pallone non mi interessa. Io non lo seguo, io seguo solo a Roma. Quando c'è sta la finale dei mondiali mi vado a dormire, non mi interessa. Ok? Quindi non è un libro di calcio, non sono amante di pallone. È un libro d'amore, perché io amo quella cosa lì e racconto il modo in cui il ragazzino si lega sentimentalmente a quella roba lì. Ma di scrittori ben più, che hanno regalato libri ben più grandi e più importanti di questo, precedenti a questo, ce ne sanno quanti ve ne pare. Volete che vi dico? Se risentiamo, vi dico solo che ti Senti Sandro, ci sono degli sarà ascoltatori che Francesco, ci chiedono, ah, dici? salutiamo anche Francesco Montanari che si è collegato, Ciao Fra! un nostro fratellino di arte e anche di vita. C'erano delle persone che ci stanno seguendo che ti chiedevano quali sono i classici, due o tre classici proprio che non devono La mancare. base della piramide. Beh, guardate, allora, io per abitudine divido le letterature per lingua, ok? Per cui, per esempio, adesso vengo da un periodo in cui ho fatto grande lettura degli americani, che non amo, ok? Che non ho amato mai molto, però devo dire che in questo momento storico hanno costituito la più grande letteratura del mondo, sono la società, come dire, dominante, va bene? Per cui, per esempio, gli americani contemporanei, soprattutto quelli legati alla costa, devo dire, dell'est, la parte newyorkese, no? Del nord o del sud, hanno dato veramente dei nomi strepitosi, straordinari, tutta la tradizione del postmodernismo, come dire, insomma, da Don DeLillo in poi hanno veramente creato una scuola di scrittura. Ecco, in quella letteratura si parte da tempi senz'altro più recenti. Mi piace leggere dalle origini, e gli americani le origini ce l'hanno molto prossime, voglio dire, è un popolo mutilato di una buona parte. Nel resto d'Europa la letteratura comincia nel 600, ok? In Inghilterra o in Spagna, immaginate, in Francia, solo l'Italia ha una letteratura dal 300 o da prima del 300. Ed è bene ricordarcelo, noi per primi questo magari. Purtroppo sì, non è che volevamo fare i coatti, ma a scuola siciliana e Federico Dulcis in II. nomine. Ce l'abbiamo avuto soltanto noi, gli altri popoli ancora andavano in giro con i corna in testa e che i cioce de... Quindi vi voglio dire, nel caso volessi affrontare quella... Ecco, nella letteratura italiana, i classici sono quelli, sono Dante, Petrarca e Boccaccio, ragazzi. Sono il tridente di Dio. Nessun popolo al mondo aveva una letteratura del genere. Calcolate che Dante forse era il più scarso nei tre. Per come, no, per come la letteratura del tempo, il carteggio del tempo farebbe immaginare, insomma, o potrebbe far immaginare i rapporti fra loro. Un intellettuale come Petrarca, non c'era. Petrarca, ragazzi, era come Gesù Cristo, non ce l'aveva nessuno. Uno dei più grandi poeti del mondo, forse il più uscito dal nulla, poi, dal nulla perché il mondo, l'Europa era uscita dal Medioevo. Quindi immaginate, Boccaccio inventa il racconto breve, che oggi attribuiamo agli americani, abbiamo inventato noi, ragazzi. Cioè, noi non sono un nazionalista, però vi dico, se vogliamo a regola, cioè, seguire una breve un senso filologico, anche il racconto breve ha inventato questo signore. Decamerone è proprio esattamente il mettere insieme una serie di episodi così, no? Quanto mai contrari, per esempio, alla logica della Divina Commedia, che è un'opera invece ciclopica ecco, pensate, volete parlare di quella letteratura? E i classici sono quelli. Volete parlare della letteratura inglese? E i classici partono da Shakespeare in poi. Volete parlare di spagnoli? Da Don Chisciotte in avanti dovete leggere. E lo dovete leggere con la logica per cui le generazioni dopo si sono formate su quelle prima, per capire il senso, no, di ogni letteratura. Come si fa a fare, che ne so, a leggere la letteratura tedesca senza aver letto Goethe? Capito? È impossibile. È possibile, Goethe, detto l'Olimpico, quello è uno dei più grandi scrittori d'Europa. Insomma, sono ambiti molto, molto complessi, in cui la lettura andrebbe fatta dalle origini alla modernità. Ecco, quindi sì, magari me possono scrivere. Ci scriviamo, io vedo consigli di lettura. Adesso, per esempio, sto leggendo dei moderni, sto leggendo dei cinesi adesso, sto leggendo Mo Yan, che è premio Nobel, insomma, nel 12. E per cercare di capire la portata di una letteratura a noi
sconosciuta. Semisconosciuta, certo. Senti, Sandro, ci sono già passati 40 minuti, porca Già, puttana, ci non dico staremmo io, no. ad Non voglio. ascoltare per ore. No, no, ma te che? Mi dispiace che è solo mezz'ora di tempo. Io, ricordando intanto che stiamo parlando con Vabbè. Sandro, buon vissuto, la gioia fa parecchio rumore, abbiamo parlato anche di dentro e abbiamo parlato anche di Scena Padre. Scena padre. Ricordiamo che da martedì le librerie riaprono e che comunque i libri li potete anche continuare ad acquistare su ebook, su Kindle e su tutte le corbellerie di internet, Ma insomma. sì, ma li trovate, ma i libri li trovate dappertutto. È la voglia di leggere che dovete trovare, perché i libri sono Grandissimo. Ma sei riuscita a trasmettere ai tuoi figli questo amore per la letteratura? Per la... No. No, quella che avete visto, quella è brava. Era brava a scuola, ma quelle sono donne, sono un'altra amministrazione, non fanno teste. Mi spiace, però è così. Esatto. Quell'altro invece, l'altro mio figlio Mario, quello che vive con me, l'altro giorno entra in camera mia, no? Noi abbiamo una casa molto piccola, io e lui. Io ho 3.000 volumi a casa. Allora guarda la libreria e fa, dice, ma visto che casa è piccola, no? Ma perché buttiamo tutta sta monnezza? Porca Scusa, tu, tutta sta monnezza quale? Guardavi i libri, capito? No, perché non c'entriamo, magari. Ma... Ho detto, ma perché te ne vai? Quindi ti faccio immaginare. Però queste, sai, sono generazioni che hanno un rapporto diverso proprio con l'oggetto libro. Loro sono, come dire, nativi digitali. Perché no? I libri sono fruibili anche in quella dimensione che diceva Vinicio, insomma, perché no? Non c'è Certo, niente di male. No, 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 soprattutto se calcolate che in un ebook reader ci va a letteratura di un paese, no? Intero, di una tradizione intera. lo so, io non ci Lo riesco, sto ancora al cartaceo, faccio un po' fatica per gli occhi. so, amici miei, belli, ma noi siamo anziani, ormai è un Anziana, capito? Cioè, sto lì col libro, caso come ancora, dire, cioè, io il pronto. cappello sulla spiaggia col libro, capito? Cioè, Ma no, ma l'immagine di me che legge, figurati quanto s'antica. senti, Sandro. Alla fine di questi collegamenti io faccio sempre un paio di domande cazzone. La prima è che cosa farai quando ci daranno la possibilità di riuscire da casa? Esco di casa, regà, ma io sto qui come un cane, io sono animale da palcoscenico. Io lavoro dentro una trattoria da 20 anni, quindi vedo 100 persone per sera, tutte le sere. Immaginatevi come sto soffrì, la stessa trattoria. Buona parte dei clienti sono un po', diciamo, gli stessi. È un luogo molto tradizionale, i gestori sono gli stessi, sono fratelli. Insomma, buona parte dei clienti, come ho detto, ci conosciamo. Io sono mutilato proprio della mia biografia completamente. La trattoria come si chiama, Sandro? Chi Dove se ne possiamo frega, te? trovarti? Facciamo pubblicità. Diciamolo. La Sagra del Vino a Via Marziale 5. Via Marziale Ok, 5. vabbè, va bene. Storico degli anni 30 e dove si fa cucina tradizionale, super, super ortodossa. Quindi immaginate, non ci si viene così a passare una serata con la fidanzatina, non è luogo da persone, insomma, in coda, trippa e coratella, né? Potremmo... Però detto questo, Madonna, Madonna, io a per domani non voglia. sono riuscita a trovare la coratella, sta zitto, la Ma tragedia. vabbè, poi ti chiamo un privato. Ho capito, ma non posso arrivare lì, il problema è quello che... Vabbè. La faccio arrivare col corriere, Ah, c'è il grandi. corriere, vedi? Ah, vedi, a saperlo, porca miseria. Vabbè, Compra ma un uno par lo di fa... costruiti romanetti e vedrai che te la sistemi. Va bene. E quindi, quando speriamo, insomma, di tornare giù, che tutto riprenda come prima, perché certo, questo evento è di una gravità immensa. Quello che è successo ha in qualche modo a che fare con una guerra, insomma, è un evento che mi ricordo mi raccontava mia nonna, cose che rispetto alla guerra sono connotate in modo ancora più negativo, questa ci ha dato una grande solitudine. Io sto in famiglia, ma devo dire che, insomma, ho raccolto delle testimonianze, insomma, è stata dura. Quindi spero appena torni,
la gognata, l'auspicata normalità di ributtarmi a Roma per strada, che è casa mia. Quindi di tornare, insomma, avere quell'abbraccio con la gente e le confidenze di tutti i giorni, a piazze per culo, a Roma, a Lazio, queste cose qua di cui siamo impastati, insomma, le scommesse pagate e le prese per culo, quello di cui siamo fatti indissolubilmente, ormai ho 50 anni, ormai che è nato rotondo, un po' morì quadrato, difficile. Grazie davvero, Sandro. È No, sì, ma stato un il piacere. Ah, senso della l'ultimo. vita Il senso della vita secondo te? è questo. È questo, certo. È questo. Il senso della vita è questo. Capisci che non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, siamo stati mezz'ora, tre quarti d'ora a parlare di cose. Il senso della vita è in questa creazione. Fate e vi sarà dato. Voi Che fate una bello. cosa. E una mattina viene uno che bussa, fa, te volevo parlare, ho letto, io ho ricevuto delle testimonianze per i libri in privato, dai ragazzi nelle scuole che mi hanno regalato magari blocchetti dei pensierini, o messaggi privati o email, ma soprattutto i ragazzini che so poi, che hanno l'età dei miei figli, immaginate al liceo, io ho dei quaderni con le loro cose, seguenti magari su seguenti alla lettura del libro. Beh, io mi faccio mettere una bara, non ci so premi, come non ci so riconoscimenti, tolto questo, cioè noi siamo amici anche se non ci conosciamo, e quindi voglio dire, che c'è più di questo? È una giornata di merda, il momento è quello che è, bisogna insomma essere, e a me questa cosa qui me l'ha regalata sto signore, questo qui. E allora tu fai, attivati, cerca di essere generoso, splendido nei confronti della vita, fai come quando sali a recitare piuttosto che interpretare una parte, insomma, cercate di essere, di fare, di dare. Vedrai che alla fine, insomma, ti viene riconosciuto. Ovviamente queste sono cose che sono state scritte col sangue, no? La notte, senza dormire, immaginate le rinunce, immaginate la fatica, immaginate l'impatto pure nella vita personale, non ci sono rapporti, cioè io ho 3-4 amici che sono quelli che i fratelli del liceo, insomma, e nel mondo dei libri poca roba, ragazzi, come nel mondo anche della recitazione e del cinema, quanti sono amici che ci avete? No, una mano amputata di qualche dita potrebbe essere sufficiente. Ok, quali sono amici che te ci mangi una cosa insieme? Io e Giordano mi ho mangiato a casa mia, io e lui una sera, il sabato sera da soli, ma due sfigati di me, cioè è stata una cosa d'estrema vicinanza, come dire, no? Però quando trovi un attore, cioè, a casa mia a San Giovanni, siamo fatti alla carbonara. Voglio dire, sono cose, e tutto questo è nato per questo fare. Io vi consiglio per il fare, poi chi vostro a casa imbruttito ci stesse, o ci stasse, come dire. Ci stasse, facesse come gli pare. Grazie, Grazie Sandro. Sandro, grazie tanto, No, davvero, grazie. non accetto grazie. Vi ringrazio io a voi, veramente, a chi ci ha messo in contatto, a chi ha fatto in modo che questa cosa accadesse, a tutti quelli che ci hanno seguito, e dai. Dagli Dai, esempio. dai. Ci vediamo da te. Ti veniamo a È una trovare. promessa. Giordano Mosà. Ciao Assolutamente. belli. Ciao Ciao. Sandro, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao. Dai, dai. Mi devi attaccare tu. Devo No, attaccare io? Sì, va, dai, attacca ciao. tu. No, Dai. attacca tu, dai, dobbiamo salutare il pubblico. Ciao Sandro, grazie. Ciao Ciao. belli. Ciao. Ciao. Che meraviglia, ragazzi, che spettacolo. Bello, mazza che Che bello. spettacolo, Sandro, buon vissuto, la gioia fa parecchio rumore. Grazie a Fate ma rumore, fate rumore. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a Maricetta Lombardo, grazie a Giordano De Plano, grazie a Grazie Giordano De Plano Giordano, che è un grazie a amico, Colucci. grazie a Daniele Coluccini che ci ha messo in Coluccini. contatto con Sandro, grazie a Bruno Meleappioni. Allora, noi dobbiamo dire che domani e lunedì non ci siamo perché No, è Pasquetta sì, anche ci per abbiamo la. noi, Eccolo, che era uno spettacolo grande, Chop 81. 81. Porca miseria, era lì e non l'ho Grazie, visto. grazie, Grazie grazie Daniele. davvero, grazie.
Saluti tra amici che si conoscono, è meraviglioso. Questo appuntamento sta diventando una figata pazzesca. Grazie Enrico, ci vediamo Grazie davvero, martedì. auguri di buona Pasqua, Auguri a tutti martedì. quanti voi, ci vediamo martedì 14 e qui incontreremo Enrico Magrelli, che è un giornalista, un critico cinematografico, conduttore di Radio 3 Uomo di grande Hollywood cultura Party. E cinematografica. parleremo con lui di libri sul cinema, ne ha scritto qualcuno di abbastanza importante, Ha conosciuto due o tre persone, ha vero? conosciuto due o tre attori e quindi parleremo con lui. Ci vediamo martedì alle 15 qui, come sempre. Grazie mille e Buona Pasqua, davvero buona ragazzi. Pasqua. Buona Pasqua. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. ciao, auguri.